E se l'Antartide nascondesse un segreto inimmaginabile? E se non avessimo scoperto il gelido continente solo nel 1820, ma molte migliaia di anni prima? Se una civiltà altamente sviluppata fosse esistita molto prima di noi, raggiungendo incredibili traguardi e viaggiando in tutto il mondo, la storia dell'umanità è andata davvero come dicono i libri di testo ufficiali? Oppure esistono prove di una verità storica che sconvolge la nostra visione del mondo? Se le teorie appena citate ti suonano familiari, allora avrai sicuramente sentito parlare di Graham Hancock. Nato a Edimburgo il 2 agosto 1950, il ricercatore alternativo divide il mondo in due schieramenti: quelli che liquidano le sue ipotesi controverse come assolute sciocchezze e quelli che credono che abbia scoperto il vero passato. Chiunque abbia prestato attenzione alle lezioni di storia sa che i Sumeri sono considerati il primo popolo ad aver compiuto il passo verso una civiltà avanzata. Insediatasi nella Mesopotamia meridionale nel terzo millennio avanti Cristo, i Sumeri svilupparono la scrittura cuneiforme, la burocrazia e i sistemi di irrigazione artificiali. E secondo Hancock, il raggiungimento di queste pietre miliari non è stato così impegnativo come sembra a prima vista. I Sumeri sono stati aiutati nella loro scalata alla civiltà. Un'ipotesi sicura che secondo Hancock vale per tutte le civiltà antiche. Ma com'è possibile? La tesi di base del britannico è che molto tempo prima della nostra epoca, sulla Terra, viveva una civiltà altamente sviluppata che possedeva tecnologie che oggi non possiamo nemmeno sognare. Tuttavia, questo popolo mistico fu spazzato via da una devastante inondazione globale alla fine dell'ultima era glaciale. Beh, quasi, perché alcuni riuscirono a sfuggire all'apocalisse e ad andare in giro per il mondo. Lì portarono il dono del progresso ai popoli più semplici. In cambio, i misteriosi visitatori furono venerati come divinità soprannaturali. A sostegno della sua teoria, Hancock fa riferimento, tra le altre cose, alle mitologie dei popoli antichi. Infatti, sebbene vivessero negli angoli più disparati della Terra e non si fossero mai incontrati, conoscevano essenzialmente la stessa storia, la storia di un diluvio universale da cui emersero esseri superiori. Ma i sorprendenti parallelismi tra gli antichi edifici monumentali dovrebbero anche testimoniare che le radici dei giganti di pietra affondano in un'origine comune. Tutto ciò va bene, ma se la cultura mistica dei precursori era davvero così avanzata da poter viaggiare per tutto il mondo, dove sono le prove? Esistono documenti che rendono questa ipotesi più che una mera speculazione? Sì, secondo Hancock, esistono davvero, e l'umanità ne è a conoscenza da molti secoli. Le prove sono qui. Fedele al motto «come si può raffigurare qualcosa che non si conosce affatto», Hancock fa riferimento ad alcune mappe enigmatiche del XVI secolo. Ricorda, l'Antartide fu scoperta ufficialmente solo nel 1820 da Edward Bransfield. Ma com'è possibile che il matematico e cartografo francese Horace Finet abbia immortalato le masse terrestri al Polo Sud sulla sua mappa del mondo già nel 1534? Aggiunse la nota: la Terra meridionale è appena scoperta che non è ancora stata completamente esplorata. In definitiva si tratta di una rappresentazione dettagliata e colorata in cui Eurasia, Africa e America sono evidenziate in bianco. Allo stesso tempo il continente antartico, che si estende su gran parte del bordo inferiore della mappa, risplende di un ricco color oro. E anche se non è facile da vedere all'interno della cornice a forma di cuore, Finet ha azzeccato la forma reale dell'Antartide, un fatto sorprendente che salta all'occhio anche su una mappa che il francese disegnò nel 1531. Vista la notevole somiglianza della mappa con il vero continente antartico, possiamo anche capire perché Charles Apgood sia rimasto a bocca aperta quando si è imbattuto per la prima volta nella raffigurazione secolare. Tuttavia si tratta dello storico americano che ha portato l'enigma dell'Antartide all'attenzione del pubblico con il suo libro Maps of the Ancient Sea Kings e che ha ispirato in modo significativo Graham Hancock. Se osserviamo la mappa in termini di scala e livello di dettaglio, sembra quasi impossibile che sia stata realizzata senza un riferimento specifico. E sebbene la nostra percezione comune della storia sia che non possa trattarsi di una mappa autentica, l'accuratezza del disegno di Finet lo smentisce fortemente. Dove sono gli originali perduti? Ma aspetta un attimo, se la misteriosa cultura precursore è scomparsa dalla scena alla fine dell'ultima era glaciale, circa 10.000 anni fa, come ha fatto a creare una mappa dell'Antartide nel XVI secolo? La risposta più ovvia è «non l'ha fatto». Per capire il contesto delle raffigurazioni, dobbiamo fare una breve deviazione verso climi più caldi.
in particolare nell'isola di North Bimini, nelle Bahamas. Al largo della costa occidentale dell'isola si trova una struttura calcarea lunga circa 800 metri, la cosiddetta Bimini Road. L'opinione conservatrice è che si tratti di una formazione geologica puramente naturale. Per Graham Hancock, invece, Bimini Road incarna la reliquia creata artificialmente di una civiltà avanzata dimenticata. E se oggi North Bimini è un'isola minuscola, durante l'era glaciale era molto più grande, perché all'epoca tutti i Bahama Banks erano ancora sommersi dall'acqua. Un fatto che ci riporta direttamente alle mappe enigmatiche. Hancock commenta: la famosa mappa di Piri Reis del 1513 mostra le Bahama Banks come un'unica grande isola. Anche la strada di Bimini può essere vista qui. Ma come poteva Piri Reis saperlo? Dopotutto la struttura è rimasta sott'acqua per 6.000-7.000 anni. La risposta ce l'ha data lui stesso. La sua mappa si basa su 20 fonti più antiche, ma gli originali sono andati perduti. Piri Reis sospettava che i suoi originali provenissero dalla biblioteca di Alessandria e da lì fossero stati portati a Costantinopoli. Credo che qualcuno abbia esplorato e mappato il mondo durante l'era glaciale e abbia lasciato le prove ai posteri. Perché le mappe non sono corrette? Di conseguenza gli originali millenari sono stati utilizzati anche per mettere su carta l'Antartide. A questo proposito Hancock tira in ballo il mappamondo di Pinkerton del 1818. Sebbene questa rappresentazione sia basata sullo stato attuale delle ricerche dell'epoca, ci mostra solo un enorme spazio vuoto dove in realtà si trova l'Antartide. Considerando che all'epoca della sua creazione mancavano ancora 2 anni alla scoperta ufficiale del continente di ghiaccio, questo non è particolarmente sorprendente. Un'altra mappa, disegnata da Martin Waldseemüller all'inizio del XVI secolo, ci mostra le masse terrestri al polo sud. E come hai già visto, questo vale anche per le opere create da Orons Finet. Tuttavia, i critici che non amano molto la teoria di una cultura precursore in grado di viaggiare per il mondo, sottolineano che le presunte prove presentano alcune clamorose imprecisioni. Ad esempio, la ricerca di Palmerland, che fa parte della penisola antartica, è stata vana. Da un lato è ipotizzabile che le vecchie mappe dell'Antartide fossero mappe territoriali in cui alcune regioni erano state omesse. Ad esempio, il Canada e il Messico sono stati omessi da alcune mappe degli Stati Uniti. Tuttavia, i fiumi raffigurati sulla costa nord-occidentale dell'Antartide occidentale sono in contrasto con questa ipotesi. Ciò suggerisce che l'area fosse delimitata da uno specchio d'acqua, mentre un confine terrestre tra Palmerland e l'Antartide occidentale mostrerebbe un confine fisso. Per Hancock, tuttavia, queste incongruenze non significano che le vecchie mappe non mostrino affatto l'Antartide, erano semplicemente il risultato del loro tempo. Poiché i cartografi del XVI secolo cercavano di combinare le loro conoscenze con modelli molto più vecchi, i risultati erano talvolta molto confusi. Ecco perché la civiltà avanzata è morta. Qualche anno fa ha fatto il giro un titolo entusiasmante. L'analisi di una carota di sedimenti ha rivelato che 90 milioni di anni fa l'Antartide era una verde e paludosa foresta pluviale. Al contrario, non è possibile che le radici della misteriosa civiltà predecessore si trovino proprio lì? Secondo Graham Hancock, questo non è particolarmente probabile. Se accettiamo la teoria convenzionale dell'evoluzione, la discendenza della nostra specie risale a circa 6 milioni di anni fa. Ma 6 milioni di anni fa l'Antartide era fredda e gelida come lo è oggi. Ma quando scrissi il mio libro Le impronte degli dei nel 1995 ero ancora molto interessato all'Antartide. Ciò è dovuto principalmente a Charles Hapgood, che all'epoca propose una teoria molto controversa, la teoria della deriva della crosta terrestre. All'epoca, Hapgood ipotizzò che la misteriosa cultura vivesse nel nord dell'Antartide. Tuttavia, lo spostamento della crosta terrestre avrebbe messo in moto una catena di gravi catastrofi che avrebbero distrutto il popolo antartico. Se inizialmente Hancock aveva adottato questa ipotesi, da allora si è orientato verso una teoria diversa. Questa prende il nome di teoria dell'impatto del periodo giovane secco e si riferisce a un misterioso periodo di freddo tra 12.000 e 13.000 anni fa. Sebbene la Terra si sia inizialmente riscaldata di nuovo alla fine del periodo freddo Weichseliano, per circa 1.000 anni è tornata ai suoi vecchi schemi di gelo. Hancock ritiene che questo sviluppo possa essere ricondotto all'impatto di grandi frammenti di asteroidi o comete.
Quando i proiettili provenienti dallo spazio hanno colpito le lastre di ghiaccio del Nord America e dell'Europa, gli oceani del mondo hanno subito un notevole afflusso di acqua di fusione, che a sua volta ha innescato la devastante alluvione che ha spazzato via la civiltà avanzata. Il britannico riassume il contesto di questo sviluppo come segue: «Questo fu un momento molto strano nella storia della Terra. Il clima del mondo ha subito una drastica ondata di freddo e, misteriosamente, il livello del mare si è alzato nello stesso momento. Dico misteriosamente perché quando la Terra si congela non ci si aspetta che l'acqua di fusione entri negli oceani. La teoria dell'impatto può spiegarlo. L'enorme calore degli impatti sulle lastre di ghiaccio del Nord America e dell'Europa è stato sufficiente a liberare le gigantesche quantità di acqua di fusione e a interrompere la corrente del Golfo. Allo stesso tempo Hancock richiama l'attenzione sulla misteriosa estinzione della megafauna dell'era glaciale. Nei 1000 anni successivi a questo evento, tutta la megafauna si estinse. Non importa che si tratti di tigri dai denti a sciabola, mammut lanosi e bradipi giganti. Tutti scomparvero dalla scena e non senza motivo. Sono stati vittime del cataclisma del periodo del Dryas giovane. E secondo il britannico, questi non furono affatto gli unici abitanti della Terra a perire in quel periodo. Ti piace conoscere la storia da una nuova prospettiva? Allora iscriviti e rimani aggiornato.